Ciao Stelio. Ciao, professore. Allora, se mi consenti, io riprendo leggermente così Vai senza tranquillo. violare la tua privacy, però vorrei solo inquadrare il tuo ambiente di lavoro. Ecco, poi mi stavi dicendo, mi volevi mostrare qualcosa così Sì, e le. questo per esempio è uno storyboard di 240 pagine che è fatto dando tutto quanto musiche, disegno eccetera, doveva essere anche stampato se fosse stato fatto questo film che trattava un'avventura di Corto Maltese. Quindi in pratica questo è il racconto per immagini di un film che non è mai Non è stato. stato fatto per un motivo che magari ne discuteremo Sì. privatamente, ed era un bel film veramente. Avevamo trovato anche un produttore e un grande sceneggiatore, Gilles Touran, uno sceneggiatore francese che aveva preso anche un premio al Festival di Venezia per la sceneggiatura tanti anni fa, molto bravo, conosciuto. Ed era molto bello perché la storia raccontava che Ugo Pratt, sentendosi vicino alla morte, manda, è fantasia questa, è ovvio. Manda una giornalista a Malta per trovare Corto Maltese perché lui vorrebbe morire assieme a lui. E difatti alla fine loro finiranno Corto Maltese verrà al Lido a Malamocco dove era Ugo Pratt e monteranno sulla barca e alla fine questa qui era una giunta che avevo fatto io che era piaciuta molto. Perché praticamente la camera, dunque, possiamo vedere Detalio alias che sarebbe l'altro, no? Sconvolto, poi la camera zoom fino al piano americano, la camera passa a destra di alias, eccetera. La camera si gira a sinistra di Ugo, stringe a primissimo piano, Ugo da occhi chiusi. Ad occhi chiusi che sorride, la camera gira a frontale di Ugo immobile che sorride, dissolvenza di chiusura nero. Questo testo è tuo o è della La scena? finale era mio. Mentre la La sceneggiatura sceneggiatura, originale. vedi, ecco qui nella copertina, era il film di Giovanni Mezzedimi, scenario di Gilles Touran, perché era stato scritto in francese, Sì. Giovanni Mezzedimi e Enzo Tieci, era un professore di Siena, e invece la storyboard è di Stelio Fenzo. Insomma, il fumetto e il cinema sono nati nello stesso anno, no? Ecco, nel 1898, i fratelli Lumière e Yellow Kid. No, e perciò sono parenti prossimi, le sceneggiature che si fanno per un film sono uguali a quelle dei fumetti. Alcuni di questi potremmo portarli a scuola e Sì, ma pensare di farne io una. pensavo di portare, Maurizio, ecco, un Simba. Vedi in alto, dopo ti do la Sì. cartella. Un Simba, puoi portare i ragazzi piacciono molto le tartarughe ninja. Che Sì. se tu guardi in Facebook c'è gente che scrive che le tartarughe ninja disegnate da Stelio Fenzo sono più belle delle americane, ma non lo dico io. È solo questa storia qui, dopo le porterò perché me le hanno anche tutte quante le tartarughe ninja, fra le quali Ah, queste sono quelle del giornalino, queste senti. del Sì, giornalino. sì, sì. E qui c'è, purtroppo non è stata le ninja a Venezia, dove che qui è l'ultima che dopo non volevo più farle, perché adesso dopo ti racconterò la storia o la racconterò ai ragazzi. Vedi chi c'è questo qui? Sì. La mandai anche a Cacciari. E Questo è Cacciari. Cacciari. Di Cacciari che ringrazia le tartarughe che ha salvato il campanile Venezia. di Venezia. No, nel 1950 avevo 18 anni.
E quella tavola lì è la prima tavola che hai portato? Che ho portato al Vittorioso e che per mostrarla per le altre cose, e che mi ha portato fortuna, perché dopo con quella ho conosciuto i disegnatori del Vittorioso, sono entrato nel Vittorioso, ma dopo ho lavorato per l'Inghilterra e quella lì mi ha aperto il mercato degli, anche inglese in quell'epoca lì. E quella lì è proprio quella lì che ci tengo tanto, perché è stato l'inizio, insomma, della mia carriera. Prima sì, disegnavo, da quando ho cominciato a disegnare per la Voce di Venezia. La Voce di Venezia, che era un giornale cattolico, e ma questo qui avevo fatto. E in terza elementare il maestro, mi ricordo, Zarpellon, mi disse, chiamò mio padre e gli disse: perché non le legga i Promessi Sposi, saltando tutte quante le cose, le grida, quelle cose lì. E mio papà mi dice, la domenica, quando era libero, sul lettone, mi leggeva i Promessi Sposi. E lo amai da quella. Dopo al liceo lo odiai, perché ci facevano imparare a memoria paginate dei Promessi Sposi. Quando andai all'università, anche pur facendo architettura, lo rilessi e lo amai. Ed è straordinario. Agnese. Sì. È uno strano personaggio che vive con noi a Venezia, non qui a Mestre, perché lei mi ha scelto Venezia, perché dopo ci sarà la storia, si svolge in Piazza San Marco, un po' complicata, ma comunque. Ecco, io ero amico di Papa Giovanni. Sì? Sì, quando era patriarca a Venezia, alla sera, in patriarcato, io, Don Loris Capovilla e lui giocavamo a Terzilio. Però? No. Poi quando fu fatto Papa, mi chiamò e ci sposammo nel 61, mi chiamò a Roma e così andai a trovarlo in visita privata, e mi ricordo che quella volta lì mi disse: Stelio, fa, chissà se vedrò ancora la mia Venezia, comunque quando tornate a Venezia, a me, a mia moglie, salutatemela. Invece dopo 2 anni, nel 63, è morto. Avevo preparato questo materiale, e soltanto che il direttore del giornalino di allora mi disse: Stelio, sospendi di fare la storia di Papa Giovanni, no, sospendi, non attaccare la storia, perché gli americani hanno chiesto ai nostri disegnatori dei provini sulle tartarughe ninja. Ma ho detto: Don Renzo, che ho detto, non sono capace di fare le tartarughe ninja, non mi piacciono, non le conosco, dai Stelio, fammele le cose. Le mandai e gli americani scelsero che me. Che belli questi, sono acquerelli, no? Sì, acquerelli, aguazzo, buttati giù, insomma. Ed erano proprio, mi ero preparato tutto questo materiale, lo volevo fare, questa è una storia anche molto bella che aveva scritto mio nipote. Anche questa è carina, sto naso che va fuori. Sì. Vuoi portargli anche questo? Sì. Facciamo 5-6 tavole, sì, diciamo. Non di più, d'accordo. Questo farei anche. Anche questa. Quella del balcone, se ce n'è una del balcone, che è così. Sì. Quando lui parla nascosto nell'ombra, no?
che diciamo è uno degli Sì, eh beh, sì, episodi d'accordo. più importanti. Aspetta che vado in cerca, volevo vedere se nel frattempo. La mia professione è stata quella di disegnatore di fumetti, non ho fatto l'architetto con dispiacere di mio padre, però ho fatto quello Beh, che insomma, hai fatto un lavoro molto più molto più simpatico, gratificante, no, no? anche Ecco. perché, guarda, io lo ripeto sempre, fare fumetti e rimanere giovani. Infatti, tu sei la dimostrazione lampante di questo. Sì, anche con la grazia di Dio che ti lascia in vita, insomma, no? E non soltanto questo, ma è in grado di fare, perché tu lavori Sì, ancora sto facendo in diverse cose. modo attivo, Sì, insomma, sì, no? sì, sì. Creativo soprattutto. Va bene, adesso i ragazzi ti ascolteranno dal vivo. Ho capito.